Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono su GT Online. Oggi vi spiegherò che cosa hanno aggiunto nella patch 1.11 arrivata il 4 marzo del 2014 e come al solito hanno risolto molti glitch. E solo alcuni sono rimasti. Hanno aggiunto molti contenuti, per esempio le auto che si possono trovare su Legendary Motorsport e sono tre veicoli diversi. Due sportivi e una super. La Turismo R super e la Alfa e la Jester che sono sportivi. Invece, nella categoria San Andreas Super Autos hanno aggiunto diversi veicoli che sono intorno a una decina. Hanno aggiunto anche la Asia, che in precedenza era un veicolo moddato e quindi si trovava raramente. Oppure si esportava dall'offline all'online. Bene, hanno aggiunto anche un nuovo veicolo, ovvero il Vestra, che costa intorno a 1 milione. Secondo me è un aereo molto ma molto bello. Hanno aggiunto anche delle modifiche nuove per le auto, ovvero 5 nuovi tipi di clacson e 2 nuovi tipi di colori per le gomme, tra i quali il viola e il verde. Inoltre hanno aggiunto nuove azioni da poter fare. E quindi è davvero molto divertente. Bene, hanno aggiunto anche due nuove armi, tra le quali la pistola pesante, che è davvero molto scarsa a parer mio, e la special carabina, che è davvero molto potente invece questa. Bene, come al solito hanno aggiunto anche nuovi vestiti e hanno aggiunto anche nuovi tatuaggi che non sono riuscito a mostrarvi. Bene, detto questo, vi invito a lasciare un bel like al video, iscrivetevi al canale per altri contenuti di GT Online, passate per il forum di GT Real, link in descrizione, e commentate qui sotto se avete domande, richieste o dubbi. E ciao ciao!